di un'ora ci sarà il sit-in deciso dai tifosi, in particolare dai gruppi della Nord, Ingrifati, Nucleo 20 Giugno, Armata Rossa, più anche i tifosi che si riconoscono nel comitato di coordinamento del Perugia Club. Questa manifestazione è indirizzata alla dirigenza del Perugia, in particolare a Massimiliano Santopadre, che viene ritenuto non più in grado di soddisfare le esigenze della tifoseria e della città, in quanto fino ad oggi ha collezionato due retrocessioni in 3 anni e anche la sbandierata correttezza dei bilanci è venuto fuori che tale non fosse, visto che sono stati messi a bilancio 6 milioni di euro di debiti con lo Stato senza che ci fossero accantonamenti quando i tempi lo consentivano, cioè con le plusvalenze ottenute anche clamorose ai tempi del DG Roberto Goretti. Ecco, queste sono le contestazioni rivolte al presidente dai tifosi, i quali lanciano anche la campagna no agli abbonamenti e invitano gli sponsor a non sottoscrivere appunto legami di sponsorizzazioni con la società di Santopadre, il quale però ovviamente tira per avanti per la sua strada. Pare che abbia trovato nuovi acquirenti che gli lascerebbero anche un posto all'interno della società e soprattutto si muove sul mercato offrendo alla Lazio il centrocampista Edoardo Iannone, un giocatore molto valido che potrebbe giocare tranquillamente in Serie B da titolare, e chiede in cambio, oltre ai soldi, anche una giovane promessa del calcio della Lazio, cioè Diego Gonzalez, paraguayano, attaccante mancino, che in Serie C potrebbe giocare da titolare e quindi maturare e farsi le ossa in questo campionato. Per il resto la società si sta muovendo con molta lentezza, perché ovviamente deve spendere non più di quanto entra, è un obbligo dopo aver trovato l'accordo con l'Agenzia delle Entrate per la ristrutturazione del debito, e si prepara anche alla prossima partita dell'11 agosto, quando esordirà in trasferta contro il Latina in Coppa. Per il campionato i calendari verranno presi tra una decina di giorni. Questo è quanto.